Le autostrade del mare, un'eccellenza tutta italiana dove il porto di Salerno vuole giocare un ruolo determinante. Antonella Maffei. Il conducente prima appunto abitava qui, cioè per tutto il suo viaggio stava qui all'interno di questo abitacolo, adesso resta a casa, quindi questo tipo di trasporto ha anche una funzione sociale. Un favorevole impatto sociale in termini di personale viaggiante, il quale non ha più la necessità di stare fuori casa per settimane o addirittura mesi. Dunque una migliore qualità di vita dei drivers che con le autostrade del mare hanno ridotto in maniera determinante i grandi tragitti lungo lo stivale ed oltre. Tradotto in numeri 3 milioni e mezzo di tir in meno sulle reti autostradali e meno incidenti. Nel solo 2017 sono stati quasi 8.000 provocati da mezzi pesanti, di cui 132 mortali. Merci che viaggiano su vettori marittimi al sud del porto di Salerno a detenere il primato, collegamenti tra nord e sud, tra paesi del Mediterraneo, che conciliano riduzione dei costi del trasporto e sostenibilità. Sono stati fatti circa 1,8 miliardi di investimenti negli ultimi 4 navi, di cui 1,5 miliardi in ordini di nuove navi, circa 25 nuove navi, e circa 300 milioni in efficientamento. Efficientamento cosa vuol dire? Vuol dire nient'altro che delle misure che sono state poste in essere dal nostro gruppo per ridurre le emissioni di CO2, quindi un vero e proprio processo di decarbonizzazione. Riduciamo il CO2 del 15% dei polveri sottili, che poi sono l'elemento inquinante per antonomasia, con una riduzione del 95%.